Allora, con Saskia Satter, vuoi raccontare un po' le emozioni della Dobbiago Cortina? Io sto vedendo questo paesaggio e mozza il fiato. Sì, quest'anno partiamo davanti alle Tre Cime, lo spettacolo, le Tre Cime sono uniche. L'unico problema è che abbiamo un po' di vento, sarebbe più bello senza, però al tempo non si comanda. Speriamo che tutti i concorrenti partano bene, sani, salvi, arrivano a Cortina. La Dobbiago Cortina è unica nel paesaggio delle montagne, le Dolomiti sono uniche, partire alle Tre Cime vale tutto, no? La valle è bellissima, la natura, spettacolo, UNESCO. Come si dice, Weltnaturerbe, scusate, no, la natura sicuramente. Molto perché sono sempre un po' preoccupata, adesso anche col vento che soffia via tutto e oddio, sì, infatti Hai detto nome? Ursula Pieli. We are coming from Estonia. Che abbiamo la figlia Asia Patini che partecipa alle lunghe distanze e questa è la terza, quarta volta, mi pare, che fa la Dobbiago Cortina. Very beautiful skiing and that's why. Io queste gare la passione. Di sopra, Friuli. So, I think you come from Norway. Yes, you're correct. Very good. Why? Because it's so beautiful here and the race usually it's very nice. And for you? Yes, the same. It's so beautiful and easy going and I like it. And the people is very beautiful too. Weekend buco, pensavo di essere a 10 km da qua, neanche a fare la sprint ieri. I have a race Marcialonga earlier and like the great scenery in the Dolomites. Jan Andrik, vengo da Belluno. È la mia prima Dobbiaco Cortina, quindi l'obiettivo è arrivare a Cortina in tempo. Alessandra, vengo da Savona, è la prima volta che partecipo alla Dobbiaco Cortina. Sedici volte. Questa è una gara molto bella. Non ha tutte i grandi iscritti, la marcia lunga è quindi anche più tranquilla e mi piace l'idea che ci sia la lunga discesa dall'altra parte.
prima volta che partecipo alla Dobbiaco Cortina. Mi piace fare fondo e sono venuta a provarla.